Ciao a tutti amici di Sommi Vini e di Tastuma. Ben ritrovati dopo un po' di tempo, ritorniamo a parlare di vino. Oggi vi volevo raccontare di una bellissima realtà che è quella di Cantina d'Isera e naturalmente, essendo d'Isera, del Marzenino. Cantina d'Isera nasce nel 1907, adesso sono un circa 150 soci e possiedono 200 ettari di terreno in totale. Siamo, anzi sono, la più piccola cooperativa del Trentino, situata proprio a Isera, la patria del Marzenino. Allora, il vino che presentiamo oggi si chiama Marzenino d'Isera Superiore, DOC, 2018, Cantina d'Isera, etichetta verde, col bollino. Perché ho deciso di assaggiare questo vino, anzi, di raccontarvelo? Perché a partire dalla bottiglia, no, siamo a un ritorno romantico a quelle che erano le forme di una volta. Le forme, un po' più squadrate, vedete nella parte superiore, e anche la leggerezza che è importante perché il vetro va trasportato e questo incide come CO2 nel computo della produzione del vino. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista stiamo migliorando l'ecologia dell'azienda. Altra cosa da raccontare, invece qui parliamo della parte un po' più ludica per me, è il vino stesso, il Marzenino. Il Marzenino è questa uva asiatica che dai commerci della Repubblica Veneziana giunge fino a noi tramite Cipro, passando prima da Cipro e poi dopo arrivando sulla penisola dalmata e poi dopo attraverso la penisola dalmata a Venezia. Da Venezia fine in Trentino, dove trova la sua terra d'elezione sui terreni vulcanici e basaltici di Isera. Quindi da qui la sottozona Marzenino di Isera, siamo in Val Lagarina, si può produrre da tutte le parti, ma Isera è una sottozona dove si esprime meglio, appunto, dove si esprime con questo, diciamo, iodato che troveremo poi nel bicchiere. Passiamo alla degustazione, citato già da Mozart. Nell'opera Don Giovanni, versa vino l'eccellente Marzenino. Il vino si presenta rosso rubino intenso, ha un'unghia violacea, il colore è brillante, i profumi sono intensi con aromi di viola. Quindi floreale, c'è un qualcosa di vinoso, sfumature di ciliegia e il finale però è speziato, iodato. Il palato è fresco, caratteristico dell'uva. Il Marzenino ha, diciamo, sviluppa un bel po' di acido malico, per cui c'è proprio questa caratteristica della freschezza che rimane comunque nel vino. L'idea al palato che ritorna però è quella di una sosina croccante, di quelle prugne con l'interno verde che tutti adoriamo, dolci ma molto 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 acidule. Poi il frutto di bosco e al fin di tutto lo iodato. Grande persistenza, grande bevibilità. Io nel finale vorrei invitarvi appunto a sottoscrivere il canale. Poi vorrei chiedervi se mettete un like se vi è piaciuto il video. E soprattutto vorrei ricordare degli amici la DNA Sub perché Yuri e tutta la DNA sono
particolarmente affezionati al Marzanino. Ciao a tutti, grazie, alla prossima.